Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche! Bentornati a questo appuntamento con Amarcord. Abbiamo introdotto gran parte di ciò che è il vecchio mondo, ma ora andiamo a scoprire tutte quelle razze che lo compongono più nello specifico. L'ultima volta abbiamo parlato dell'impero e cominceremo quindi proprio dai reami degli uomini. Buona continuazione! Sebbene appartengono a una delle razze più giovani e particolarmente vulnerabili alle seduzioni e alle corruzioni del caos, gli uomini sono anche la razza dominante del mondo. Con il crollo dei grandi imperi, degli elfi e dei nani, le nazioni degli uomini sono cresciute saldamente in dimensioni e in potenza. Gli uomini sono la razza più numerosa e potente del vecchio mondo, e le loro città sono grandi e ben fortificate. Oggi solo gli uomini che vivono nelle steppe a nord del vecchio mondo si possono effettivamente chiamare barbari. Gli altri si sono moltiplicati e hanno fondato nazioni potenti. Sul fatto che si siano moltiplicati, per contratto dobbiamo dire che Paesiello non c'entra nulla su questa moltiplicazione. Alcuni hanno costruito grandi città che sono divenute centri di cultura e prosperità, mentre città e fattorie fortificate rivendicano il dominio dell'uomo sulle aree selvagge del mondo. Ovviamente il vecchio mondo resta sempre un luogo selvaggio e pericoloso, questo va detto. Le nazioni degli uomini sono più fragili di quanto non sembri e le loro città sono isole in un mare di terrori oscuri. Queste città e gli eserciti che le proteggono sono il primo baluardo contro le invasioni del caos, dal lontano nord e da quelle delle tribù di orchi e di goblin che infestano tutto il mondo. I costanti pericoli sono un considerevole incentivo per la cooperazione delle nazioni del vecchio mondo, ma le antiche rivalità e le ambizioni territoriali non sono ancora state sopite. Le guerre tra i reami sono comuni, se non addirittura all'ordine del giorno, mentre le ribellioni e le insurrezioni intestine possono rovesciare nazioni e gettarle in lunghe guerre civili. Il vecchio mondo è un luogo violento e imprevedibile, dove la vita spesso è breve e la morte sopraggiunge improvvisa, pare di essere agli Esoli d'Agosto. Cresciute tra i costanti guerre, oscure foreste, pullulanti di goblin e uomini bestia, e con la costante minaccia di piaghe e altri morbi incurabili, le genti del vecchio mondo hanno il sangue di avventurieri, pronte a rischiare tutto per favolose ricchezze o fama in un mondo dove il futuro è tutt'altro che certo. Anche se il vecchio mondo è il centro della civiltà dell'uomo, non è l'unico luogo dove essa ha prosperato. Altre nazioni sono sorte nel sud e nel lontano est a reclamare il dominio sulle altre razze. Come il vecchio mondo, queste razze devono lottare contro molti nemici per poter sopravvivere e il loro futuro è incerto. Non importa quanto possa sembrare grande e antica la loro civiltà, basta un paesiello messo male e subito siamo a posto. Se gli uomini sono i veri eredi del mondo, allora la loro sarà un'eredità protetta con guerre e spargimenti di sangue costanti. Insomma, quando ci sono i saldi al negozio di miniature. Vediamo quindi i vari imperi dell'uomo. Cominceremo appunto con l'impero. L'impero è il più grande e potente di tutti i reami del vecchio mondo. Si trova tra i monti dei confini del mondo e il mare. Semplice. Comprende tutte le terre a nord dei Monti Grigi e a sud della nazione nordica di Kislev. È una terra dominata da oscure foreste e da grandi fiumi. Le sue foreste sono infestate da ogni genere di mostro, dai selvaggi uomini bestie del caos ai predoni goblin della foresta. Queste foreste nascondono anche le rovine di città elfiche distrutte durante le guerre contro i nani e molte contengono ancora tesori nascosti, ma la maggior parte di esse sono diventate tane per le bestie o vengono usate come rifugi dai banditi, dalle mande da guerra, del caos o da altre creature malvagie, che poi, diciamo, chi non ha delle rovine elfiche in giardino ormai, lasciato dappertutto. Le terre del sud e dell'est dell'impero sono più civilizzate e lungo il fiume Reik sorgono numerose città. Questa terra, il Reikland, è ora il cuore dell'impero, governata dall'imperatore, dalla città più grande del vecchio mondo, Altorf. Le terre del nord e le zone selvagge alle pendici dei monti dei confini del mondo sono molto più pericolose. Lì
il potere delle città dell'impero è lontano e viene ribadito soltanto di rado. In queste zone selvagge nascono uomini robusti e non sorprende quindi che gli eserciti dell'impero si aggiudichino così tante vittorie. Anche perché sopravvivere, arrivare a superare l'età media, cioè morto alla nascita dell'impero, già un grande successo. Il cuore dell'armata è formato da fanterie disciplinate, abilmente supportate da potenti cannoni e da robusti cavalieri in armatura completa che tanto piacciono al nostro paese. Di tutte le nazioni del vecchio mondo, solo l'impero mantiene un esercito di professionisti e ogni provincia addestra ed equipaggia i suoi reggimenti. A supporto delle truppe di Stato c'è la milizia, formata da cacciatori delle foreste, libere compagnie temporanee arruolate dai villaggi e dalle città e mercenari di ogni tipo. La capitale dell'impero, Altdorf, è il centro nevralgico del sapere magico del vecchio mondo e i maghi arrivano da ogni dove per studiare nei collegi della magia. Ricordate, puntata precedente abbiamo parlato anche di come furono costruiti. Se non l'avete ancora vista, andatevela a vedere. Grazie all'attenta protezione dell'imperatore, i collegi forniscono all'impero potenti maghi guerrieri. Assieme ad essi, gli eserciti dei conti elettori sono spesso accompagnati dai preti guerrieri di Sigmar, abili in combattimento, ma ancor più abili nell'infiammare il cuore degli uomini e nell'istillare in loro la ripugnanza nei confronti delle malvagie creature del mondo. E quindi un po' anche di vita. L'impero è anche la dimora di altre comunità di nani, i cui antenati vi cercarono rifugio quando le loro roccaforti divennero indifendibili o caddero in mano ai goblin. I nani hanno anche trasmesso molto del loro sapere tecnologico. Quindi l'impero ha molti abili artigiani e metallurgi che hanno creato un bizzarro arsenale di armi spettacolari, anche se inaffidabili. La scuola di ingegneria di Altdorf è l'istituzione più famosa che insegna e sviluppa queste abilità, mentre la scuola dell'artiglieria di Nuln è il principale istituto dove vengono costruiti i grandi cannoni e vengono addestrati gli artiglieri che li operano. Questi sono luoghi davvero cosmopoliti, dove la gente di molte nazioni si riuniscono per imparare da alcuni degli uomini più eruditi dell'impero e forse dell'intero vecchio mondo. Nell'impero si trovano anche le rocche e le casate degli ordini cavallereschi. Ci sono molti ordini di cavalieri, il principale dei quali è la Guardia del Reich, la guardia personale dell'imperatore. Tra i più famosi di altri ordini cavallereschi ci sono Cavalieri della Pantera, le cui origini risalgono al tempo delle crociate, e i Lupi Bianchi di Middenheim, templari devoti ad Ulrich, il dio della battaglia, dell'inverno e dei lupi. Assieme, questi guerrieri portano avanti le guerre dell'imperatore dei conti elettori e difendono le terre dei più grandi reali degli uomini. Tutti questi, sotto sotto, oltre Sigmar e, come abbiamo definito, Ulrich, venerano anche altri dei. In quest'epoca, in cui Nagash esisteva ma ancora non era diventato il dio della morte, Mor era il dio dei morti. Si dice che la morte sia la compagna del guerriero. Se è vero, allora la venerazione di un soldato è rivolta più a Mor che agli altri dei guerrieri, Sigmar e Ulrich. Mor è il dio dei morti e per questo non è apertamente adorato. Quelli eccessivamente interessati nelle faccende di Mor vengono sospettati di azioni innominabili, tipo rubare i modelli. Non importa quale possa essere il dio più venerato di una persona. È Mor che governa i morti e anche un sacerdote di Sigmar andrà prima o poi nel regno di Mor. Per le genti del vecchio mondo, il mondo sotterraneo di Mor è un luogo freddo e grigio, dove le anime volano come pipistrelli, dimenticando gradualmente le vite e le loro identità, finché non diventano esseri irrazionali e pigolanti. Il ricordo dei morti nutre queste anime, e questo è visto come un dovere per i loro discendenti. I cimiteri sono chiamati giardini di Mor. I defunti vengono portati alle loro porte. Poi i sacerdoti li accudiscono. Dopo un rituale di preparazione, i sacerdoti seppelliscono i corpi in una delle molte cripte o mausolei, costruite dai sacerdoti, ma pagate dalle famiglie dei defunti. Nei giardini vengono piantate le rose nere di Mor. Vengono usate nei riti funebri, sebbene i loro petali, attenzione, siano talvolta distillati dagli assassini in un delicato profumo che si dice causi un sonno simile alla morte. I sacerdoti di Mor fanno da tramite tra questa vita e l'altra e non lasciano spesso i giardini di Mor.
Allo stesso modo, ai viventi non è consentito l'accesso ai giardini. I vivi possono visitare delle alcove rivolte verso l'esterno che si trovano lungo le mura dei giardini di Mor, così da poter pregare per i morti ed effettuare donazioni ai sacerdoti. E beh, sono i regni degli uomini e purtroppo c'è anche Bretonnia. Bretonnia si trova a sud-est dell'impero, tra i Monti Grigi e il Mare di Mezzo. A sud di Bretonnia c'è la foresta di Loren, dimora dell'unica comunità permanente di elfi presente nel Vecchio Mondo. I bretoniani sono guidati da un re il cui castello si erge alto nel cielo, a imitazione delle antiche torri elfiche abbandonate lungo le coste a nord di Bretonnia. Sebbene questo castello sia in costante stato di restauro e ricostruzione, come gran parte del paese di Bretonnia. Tutti i cavalieri bretoniani vengono addestrati fin da bambini a seguire il nobile codice cavalleresco, che non solo impone un codice di condotta, un'abilità in combattimento in arcione, ma stabilisce anche che i cavalieri combattano per onorare i loro signori e distruggere i nemici di Bretonnia. I cavalieri di Bretonnia sono probabilmente i guerrieri più audaci di tutto il Vecchio Mondo e formano il nucleo dell'esercito di Bretonnia. Confrontati con le grandi, ricche e cosmopolite città dell'impero, gli insediamenti di Bretonnia sono più miseri, mal ridotti e poveri, tipo delle favelas in confronto. Sebbene le sale della corte del re siano piene di arazzi antichi e polverosi e siano decorate con pregiate cesellature d'oro, le famiglie numerose di popolani vivono invece in baracche costruite con sterco, fango e paglia attorno alle mura del castello. E fango e paglia quando va bene! L'artigianato e il commercio della regione è così esiguo che i cavalieri più benestanti ingaggiano artigiani provenienti da altre parti del Vecchio Mondo perché costruiscano o restaurino le loro rocche. La città bretoniana è strettamente feudale. I cavalieri amministrano la terra per conto dei baroni, la cui fedeltà va al loro duca, che a loro volta sono vassalli dello stesso re. Questa rigida gerarchia di responsabilità si estende sino alle classi più basse della società, i fattori e i popolari. Pochi di questi individui hanno un qualche genere di addestramento militare, dato che i cavalieri ritengono l'arte della guerra una loro prerogativa. I nuclei di cavalieri al servizio di un duca sono di solito giovani cavalieri erranti, desiderosi e ansiosi di dar prova di sé, e cavalieri del regno, che invece hanno già servito in battaglia e si sono spesso distinti. Oltre alla gerarchia feudale della terra, ne esiste anche una spirituale, derivante dalla venerazione della Dama del Lago. Ella è una dea misteriosa che si dice protegga le terre di Bretonnia e che aiutò il fondatore della nazione, Gilles Le Breton. Ogni anno diversi cavalieri abbandonano i propri possedimenti terreni in cerca del favore della dama. Abbandonano qualsiasi titolo avessero nella società e diventano cavalieri della cerca. Questi cavalieri vagano nel mondo cercando la dama per dar prova di essere puri e onorevoli. Pochi hanno successo nella loro cerca e quelli che riescono devono bere dalla sua leggendaria coppa. Il Graal della Dama, imbevuto di enormi poteri magici, è la prova definitiva per il cavaliere e chi sopravvive diviene cavaliere del Graal. Questi enigmatici guerrieri vivono una vita eremitica, difendendo i luoghi sacri alla Dama, ma in battaglia diversi di essi possono unirsi in un unico gruppo per incrementare la loro già considerevole forza in battaglia. Spesso un cavaliere del Graal viene seguito dai cosiddetti pellegrini guerrieri, paesani mezzi pazzi che vorrebbero in tutti i modi condividere il favore della dama, spesso recando in battaglia le reliquie di cavalieri morti come segno della loro devozione. Anche se i più nobili ideali di valore e forza personale sono facilmente riconoscibili in molti cavalieri sparsi in tutto il regno, la numerosa popolazione conduce un'esistenza decisamente più misera. Unioni di consanguinei per generazioni e generazioni hanno fatto sì che i paesani siano, per la maggior parte, cagionevoli di salute, abbastanza oppressi e fisicamente deformi, quindi hanno ben poca utilità come soldati. Infatti di solito collezionano vecchie armate di tiranidi e orchi. Ciao Yuji! D'altra parte, i cavalieri sono superiori nel fisico e nell'abilità, e questo spesso li porta a non vedere o non accorgersi delle condizioni disperate che il popolo è costretto a sopportare. In battaglia, i cavalieri vengono supportati da piccoli nuclei di armigeri equipaggiati in maniera abbastanza approssimativa dai cavalieri stessi.
In realtà si tratta del loro seguito personale di soldati, il cui ruolo è quello di proteggere la terra del loro signore e fare la guardia al suo castello, Marco di Rondirondello. In tempi di estremo pericolo i popolani possono essere equipaggiati e portati in battaglia, anche se in realtà sono soldati mediocri e i cavalieri non si aspettano molto da loro. I più utili di questa milizia paesana sono gli arcieri, addestrati sin da piccoli. Questi arcieri proteggono spesso le loro posizioni con pali appuntiti per scoraggiare le cariche del nemico. Peccato che i pali appuntiti siano piantati nel terreno e se ci giri intorno, ciao! Detto questo, passiamo a regni un pochino più seri dal mio punto di vista, dal mio umile punto di vista. Parliamo di Kislev. Kislev è la regione più a nord che ancora si possa definire del vecchio mondo. È la più vicina alla desolazione del caos infestate da demoni. È una terra fredda, confinante ad est con i monti dei confini del mondo e a ovest con il mare degli artigli. Ma possiamo dire che abbia anche dei difetti. Nelle terre del nord tutte le cittadine e i villaggi sono pesantemente fortificati, poiché le terre sono infestate da bande da guerra del caos e da mostri predatori, in assenza delle bande da guerra del caos. Le pianure dell'est sono sporadicamente abitate da tribù nomadi, cavalieri e arcieri, esperti nati in sella. La tundra ovest, a sud, è più popolosa e ha diversi insediamenti fortificati. Kislev è comandata da potenti maghi guerrieri, chiamati Zar e Zarine, in possesso di poteri magici legati alla loro elementale magia del ghiaccio. I Kisleviti sono da lungo tempo alleati dell'impero. In tempi di grande pericolo i due reami si uniscono per superare le minacce del caos. Questa correlazione dura da molti secoli e soltanto qualche disputa occasionale ha visto le due nazioni fronteggiarsi. Guerrieri Kislev vantano una delle migliori cavallerie del mondo, con gli splendenti lancieri alati. Esperti nell'uso delle lance pesanti, aiutati dagli arcieri a cavallo ungoli delle tribù dell'est. Essi sono supportati dai fanti Kossari, reclutati da tutte le terre di Kislev, addestrati a combattere con archi e asce. Per quanto riguarda le altre nazioni, ci sono innumerevoli reami minori degli uomini, ma nessuno di essi è così potente come il possente regno di Bretonia o gli stati dell'impero. Le aride terre dell'Estalia, nel lontano sud, ad esempio, comprendono molti piccoli regni, alcuni dei quali sono noti anche ai confini dell'Estalia stessa. Analogamente, le città-stato di Tilea sono numerose e diverse, ma anche riunite tutte insieme non sono paragonabili alle nazioni del nord. Sia gli estaliani che i tileani sono commercianti e viaggiatori. I tileani, in particolare, sono rinomati mercenari e avventurieri. Non è inconsueto infatti trovare mercanti estaliani nel nord e le loro carovane visitano spesso le città del sud dell'impero. Le zone montagnose dove si incontrano i monti grigi, i monti dei confini del mondo, sono noti come le Volte e sono abitate da feroci clan montanari che controllano i pochi passi ed estorcano pesanti dazi ai mercanti che viaggiano tra l'impero e le terre del sud. Questi popoli di montagna talvolta arrivano sino nel Reikland per unirsi alle armate imperiali. Ad est di qui c'è una zona vasta e selvaggia nota come terra di confine o terra dei principati di confine. Questo reame è estremamente pericoloso, pieno di predoni orchi, goblin, cavalcalupi, oltre a uomini della peggior risma, banditi, briganti ed esiliati dal resto del vecchio mondo. Queste sono le nuove terre che gli avventurieri e i coloni coraggiosi stanno cercando di civilizzare e forse dove fonderanno nuove città e futuri nuovi reami. Per adesso però resta un luogo pericoloso ma potenzialmente proficuo dove gli uomini onesti vivono dietro palizzate di legno sotto la protezione di nobili decaduti, chiamato appunto principati di confine. Oltre al vecchio mondo, ci sono nazioni di uomini oltre i confini del vecchio mondo, sebbene soltanto il grande impero del Katai nell'est possa rivaleggiare in potere e prosperità con il vecchio mondo. Il Katai è un'enorme, estesa terra di popoli e culture differenti, uniti tutti assieme dal dominio dell'immortale, o così si crede, celestiale imperatore Drago. Raggiungere il vecchio mondo del Katai è un viaggio lungo e pericoloso, perché il resto invece è una passeggiata di salute da quello che abbiamo visto. Sia
che si attraversano le terre oscure e i monti del lamento, o che si scelga il viaggio via mare aggirando le terre meridionali coperte di giungle. Nei mercati del vecchio mondo le sete, l'avorio e gli altri preziosi valgono moltissimo, pertanto ci sono sempre persone tanto avide o tanto sciocche da intraprendere un viaggio così rischioso. Ancora più a est si trova la nazione dell'Ind, chiamata la terra dei mille dei. Spezie esotiche, giada e altri tesori attirano gli avventurieri in questo soffocante reame, sebbene pochi facciano ritorno. Alcuni cadono preda di bestiali creature mentre sono sulla via per l'Ind. Altri vengono catturati e sacrificati da culti sanguinari. Tuttavia, i viaggiatori che fanno ritorno raccontano che i reggenti dell'Ind sono benestanti e generosi, vivono in opulenti palazzi circondati da schiavi e servi, e sono patroni delle arti e dei numerosi templi d'oro dell'Ind. A sud del vecchio mondo, oltre i principati di confine e le Malelande, si estende il deserto dell'Arabia. Le città arabe, separate dagli antichi sepolcri, infestati dai non morti di Nehekara, da un deserto virtualmente impenetrabile, sono concentrate lungo la costa, perciò gli arabi sono per la maggior parte mercanti e corsari. Gli arabi commerciano liberamente con gli altri popoli, inclusi gli elfi, e questo la dice lunga. Sono anche avvezzi nell'arte della navigazione e si impossessano con la pirateria di ciò che non riescono a ottenere con i soldi. Non è raro vedere i mercanti arabi in città come Marienburg e anche oltre, e i marinai arabi sono rinomati navigatori, spesso al soldo di altre nazioni. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, la nostra puntata finisce qui per ora. Ci rivedremo alla prossima con il caos. Ciao! Oggi sono gli uomini che vivono nelle steppe a nord. Stop, la rifaccio. 3, 2, 1.